La banca di credito cooperativo del Niseno e il comune di Caltagirone vengono incontro alle esigenze dei dipendenti comunali, a loro volta alle prese con problemi di liquidità economica. Nel corso di una conferenza stampa svoltasi al municipio sono stati illustrati i dettagli di un'iniziativa che consentirà ai lavoratori di ottenere un'anticipazione sino al massimo di 3 mensilità sugli stipendi a 0 spese senza obbligo di apertura di conto corrente e infine con un tasso di interesse pari all'1% annuo. Ad illustrarne i dettagli è il presidente dell'istituto di credito, Giuseppe Di Forti. Questa è un'operazione che abbiamo pensato per rilanciare la nostra presenza su questo territorio, quindi non ha finalità economiche, non ci aspettiamo un ritorno economico, è un'operazione a carattere sociale. La banca si è resa disponibile ad anticipare 3 mensilità a tasso praticamente quasi nullo, cioè l'1% annuale, esente da qualsiasi spesa, con l'appoggio di una carta di credito che verrà rilasciata gratuitamente, appunto per consentire ora, nell'avvicinarsi delle festività natalizie, di ecco, lenire questo bisogno. Sul fronte delle istituzioni comunali a chiarire ruoli e competenze assunte dall'ente di Palazzo dell'Aquila è il commissario straordinario del comune, Mario La Rocca. Io credo che alla fine i sacrifici paghino, ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo fatti molti, abbiamo lavorato sodo, abbiamo rimesso in linea i conti, abbiamo pagato tanti debiti arretrati. Oggi finalmente incominciamo a godere dei primi frutti di questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. C'è tanto ancora da fare e tanto faremo, soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio, ma a poco, anche con queste iniezioni di fiducia nei confronti dell'umore del personale, io credo che riusciremo nell'intento.